Buongiorno a tutti da Lui 65, oggi è il 15 marzo 2021. Un piccolo video. Di solito i miei video hanno un altro stampo, le mie live hanno un altro stampo. Cerco sempre di portare un po' di sorriso, un po' di ironia, che credo manchi a tantissime persone. E molte volte stoppo. Ho stoppato discorsi nelle mie live improntati, che partivano improntati su altre cose. Oggi è il 15 marzo 2021, è più o meno un anno dall'inizio dei casini con il virus, con il Covid. All'epoca non sapevamo neanche che si chiamasse Covid-19, era un virus. Era un qualcosa che sembrava una delle tante aviarie destinate a durare lo spazio di qualche giorno. E invece non è così, invece non è così. Non avremmo mai pensato l'anno scorso di trovarci un anno dopo nella stessa identica situazione, ma con un anno in più sulle spalle, un anno di chiusura, un anno che di gente che non lavora, un anno di bambini che non giocano con i loro compagni oppure non li vedono in faccia, di persone a cui tu vedi solo gli occhi, i sorrisi non visti. E si è cominciato a dire andrà tutto bene, vari slogan, andrà tutto bene, sì, andrà tutto bene, ma nella realtà non va tutto bene. Non va proprio tutto bene. A distanza di un anno, che cosa resta? Che cosa ci sarà? Cosa ci riserverà il futuro? Il futuro non si sa. Io sono ottimista, ma non mi sbilancio perché se avessi pensato mai che succede, nessuno ha pensato mai potesse succedere quello che sta succedendo. Nessuno, forse ne ha neanche la percezione completa. E quindi io non so se tornerà tutto come prima, di sicuro per tanti non tornerà tutto come prima. Per tanti non tornerà tutto come prima, soprattutto per le persone che sono scomparse, soprattutto per le persone che non sono state neanche potute essere seguite dai parenti negli ultimi momenti della loro vita. Non andrà tutto uguale per i bambini che non hanno potuto frequentare l'asilo, frequentare la prima elementare, frequentare la seconda elementare, non, perché lascerà comunque un buco nelle loro esistenze. Non andrà tutto uguale per chi andava all'università, non andrà uguale per gli operatori sanitari, non andrà uguale per tutte le aziende che ovviamente hanno perso clienti, hanno perso soldi, sono al limite del fallimento. Non andrà tutto uguale. Queste cose lasciano sempre per terra un sacco di macerie. Cosa ci può insegnare un anno così, sempre che sia un anno e non sia di più? Cosa ci lascia dentro? Ci lascia dentro che ci sono tante piccole cose che prima non apprezzavi. Non le apprezzavi. Si dice, finché ero sano, quando ero sano non apprezzavo una passeggiata, ora che non posso camminare, quanto vorrei andare in giro. Magari prima non ti muovevi perché preferivi passare tutta la giornata davanti a un videogioco. Davanti a un videogioco, c'è un sacco di gente che non usciva prima, che non gliene fregava niente, perché c'era sempre l'idea che si potesse fare quando si voleva, e invece non è così. Anche la parola libertà era una parola di cui non si capiva il significato. Libertà, cos'è la libertà?
una parola gigantesca. Libertà, eh? Che se ho voglia esco e mi mangio un gelato fuori, esco e vado a prendermi un gelato. Che se voglio, magari in casa non sto bene in quel momento, voglio di prendermi un po' di aria fresca, prendo e vado a farmi un giro con la macchina, a qualsiasi orario. Magari entro in un bar, bevo una birra con gli amici. Invece, non si può fare. Libertà è andare in una discoteca. Io ero un patito delle discoteche, adesso praticamente dire discoteca è una parola quasi sconosciuta. Cos'è la discoteca? La musica, le sagre di paese, serali, le orchestrine che giravano e suonavano fino a tarda notte, carnevale. Praticamente 2 anni che carnevale non c'è. Noi siamo un paese di grandi tradizioni carnevalesche, da Viareggio, Venezia. Un paese di montagne, di mare. Le vacanze sono uguali a prima? No, non sono uguali a prima. E quando c'è bel tempo puoi uscire, quando c'è il sole, ti viene voglia di uscire? Non puoi neanche prendere il sole sulla faccia. Ti resterebbe il segno della mascherina. E chissà quanto nervosismo, quanta rabbia ha generato questa chiusura forzata, quasi fossimo degli animali in gabbia. Sì, perché molti non sopportano proprio di stare in casa, molti magari non sopportano di stare con le proprie mogli, non tutti vanno d'accordo, molti si ignorano nell'arco della loro esistenza dopo un tot di anni di matrimonio, quindi quanti casini nascosti, quante liti, quante cose dietro quest'anno che non si sanno, ma forse non si sapranno mai. Gente che si è rovinata. E lo sport? Che sport è? Senza il pubblico. Senza l'esultà, senza un abbraccio, senza le Olimpiadi, forse senza i mondiali, non so, senza l'Europeo di calcio sicuramente, senza, questa è la parola giusta, un anno senza, è un anno è un anno con qualcuno che non vorresti che ci sia. Che adesso sta anche variando, sta anche variando, sta cambiando. E speriamo non cambi ancora. Un anno con questo ospite e un anno senza tantissime cose, senza tantissime cose. Quante volte avrei voluto uscire? Andare da qualcuno e non l'ho potuto fare. Non avevo neanche mai avuto il telefono cellulare nell'arco della mia vita. Ho comprato anche il telefono cellulare per cercare di distanziarmi meno dalle persone, anche perché sono un tipo molto sociale. Quante abitudini cambiate. Delle volte dico, sono fortunato non essere, non avere 20 anni, forse mi mancherebbe di più il non poter uscire, o di non essere bambino mi mancherebbe di più il non poter giocare, con l'essere sempre compresso tra le quattro mura domestiche, perché non tutti hanno la fortuna di avere i nonni, non tutti hanno la fortuna di avere genitori che sanno giocare con i figli. Quante riflessioni. Un anno con lui, un anno senza lei, la libertà. Diceva Gaber, non è uno spazio libero, libertà, partecipazione. Un saluto a tutti dagli U65. E non dico andrà meglio, perché secondo me sta frase
porta anche un pochettino sfiga, porta anche un pochettino sfiga. Io non credo nelle cose di massa, nelle canzoni al balcone. Sono ottimista comunque. Diciamo che prima o poi speriamo di vedere la luce in fondo al tunnel, che non sia come quella del Vil Coyote, che si vede arrivare il treno addosso. Ciao a tutti.